Eccoci qui ragazzi, bentornati, it's showtime. Da quanto è che non lo dicevo, mi mancava un sacco, perché io ormai non riesco, senza live non riesco a vivere, proprio ne ho bisogno, un bisogno spasmodico. Ah no, aspetta. Ma sta andando la live? Qualcuno mi... Ok, sì. No, è partita, ci sono stati dei problemi. Niente, a posto. Allora, it's showtime appunto, scusate per i disagi, perché non partiva il tasto, non si era illuminato, quindi ok, ora è tutto a posto, ma io direi dopo subito questa cacciara iniziale, ma il mio computer è, diciamo, modello 1518, direi di partire subito, togliendomi dall'imbarazzo, con il nostro amico, collaboratore, il grande parresiasta, il grandissimo pasoliniano Francisco. Ciao a tutti ragazzi, Eccoti qua, buonasera. caro. Quindi vuoi gettare praticamente Ciao, caro. Allora, la come palla stai? dell'imbarazzo su di me? No, sto bene, sto bene. Te stai bene perché vabbè, ci sentiamo quotidianamente, quindi. Ma perché appaiono i banner? Cioè, non... il mio Non lo so, computer sta zii, stai un po' impazzendo. facendo Ok. casino, no? Devi È essere perché non mi denunziato. partiva. Sarò denunziato, però il tasto non partiva live, infatti mi sarà tutto No, no, bloccato. comunque ti Vabbè, confermo che siamo in ora. live. Con un po' di lag da Sì, parte tua, ma siamo ora. live. Vabbè, perché non partiva il counter dei minuti, per Vabbè, quello che ti comunque ci capisco. siamo, tranqui, tranqui. Comunque, ci siamo, quindi saluto già la chat che siamo già vedono un po', e Sì. direi presentare il giovine, il Che nostro stasera è enfant prodigio, bellissimo. Stasera è on chic fire. all'inverosimile. È di una bellezza E spropositata. direi sexy, vuol dire. Donne, E abbiamo il sbrigatevi nostro. che mi invecchio, direi, fossi in loro. Esatto. E io direi di presentare il giovine Dario di Pillole di Cinema. Ciao a tutti, grazie Ciao per le Dario. lusinghe, sono lusingato. Mi mettete in imbarazzo così. Bene. Sei bellissimo, Dario. Allora Grazie. Dario, ma perché Dario accanto al tuo nome c'è scritto Pillole di Cinema? Cosa significa? Perché pillole di cinema è il nome del podcast che io gestisco, ovvero dove parlo di cinema indipendente, in cui se poi dopo, più tardi, dopo che vi siete iscritti al canale di Underground, cliccate sul link del podcast, potete ascoltare qualche intervista a Fatto Daniele un'artista. Misischia. E l'ultima intervista che ho fatto è all'attrice Ingrid Monacelli, che abbiamo avuto l'onore di ospitare anche in una precedente live, quella con Alex Visani. Esatto, bravissimo, Esatto, ne sa più bravissimo di Dario, noi, sta bene. Ogni ragazzi. giorno, una volta qualche giorno mi supererai e prenderai il controllo di tutta la barca qua. Ma ora direi di annunciare il Spodesto. nostro ospite. Però aspettate un Esatto, ci secondo, spodesterei. c'è stata la marchetta da Ciao parte di Andrea. Dario e non possiamo fare la marchetta del nostro progetto parallelo. Allora. Ma aspetta, aspetta, ora la faccio. La faccio. Dovete sapere, ragazzi, che io vi porto questi ospiti, no, sul nostro appunto programma, chiamiamolo così, su YouTube, ma in realtà c'è un'altra realtà, un gioco di parole incredibili, che è appunto su Twitch. Noi siamo anche su Twitch, però diciamo che il progetto Underground non è ancora partito perché dobbiamo ancora un po' Ok, lavorarci, quindi però in quello è un progetto che compenso, sta per partire anche underground Switch. Però al esatto, però momento, in se compenso, non vi interessa vai, prego. solamente il cinema, potete trovarci cercando su Twitch, mi raccomando. Tutto minuscolo, Notturno Podcast, tutto attaccato. Come la rivista cinematografica. Notturno. Esatto, non è un plagio, però. No, e voi ci trovate lì a streamare da Luna. E stasera vogliamo vedervi lì, ovviamente. Ma Esatto. ora basta con le marchette, perché ora annunciamo il nostro ospite, che la chat vedo già che c'è qualcuno che lo brama e lo desidera, il nostro Mattia De Pascalis, Ciao a MDP. tutti. Ciao, Ciao ciao. Mattia. Come stai? Ciao Mattia. Della norma di questo periodo, diciamo, dai. Ottimo. Ma ora è da un po' che non facciamo questa domanda, in effetti. Ma come stai vivendo sta quarantena, caro? Per me, onestamente, non è che è cambiato molto, anche perché principalmente o insegno o scrivo. Ho appena finito tutte le lezioni, quindi sono passato alla scrittura ed è stato anche buono chiudersi, no? Un po' tipo Jack Torrance in Shining.
L'unica cosa è che appunto per il mio benessere, quando scrivo parecchio, poi bisogna distaccare e camminare veramente tanto, cosa che non è fattibile, sia per il blocco, sia perché ha fatto anche brutto tempo fino a mo', e quindi c'è un malessere che non so, probabilmente se avete già cominciato a fare le vostre cose, io avverto quando scrivo e quando montavo, cioè quel estraniarsi dal mondo per entrare in un altro universo parallelo, per cui poi quando ritorni alla realtà sei un po' sciroccato, diciamo. E quindi vabbè, ho bisogno di poter tornare a camminare il prima possibile, per riprendere. No, che poi tu stai in Puglia, quindi una regione bellissima in cui farle. Tu stai, sei pugliese, no? Se non sbaglio. Sì, sì, sì. Salento. Quindi è una bellissima regione per fare le passeggiate. Quindi sì. Veramente, ci immagina Dio poi. Esatto, poi c'è tutti i ristorantini, poi andare a mangiare. A me manca Piazza Maggiore qua a Bologna, però vabbè, ognuno poi tornerà a fare le sue cose. Ma ora iniziamo con la prima domanda, che è la classica. Ormai i nostri ospiti ci romperanno, cioè un giorno ci diranno basta di farla, ci avete rotto coglioni, che è la classica domanda esistenziale, ovvero, ora apparirà magicamente con i mezzi laganti, chi è Mattia De Pascali? Racconta alla chat chi sei, i tuoi studi, il tuo percorso anche di approccio al cinema, qual è stato? Adesso ho capito anche perché duravano tanto le live precedenti. Ma no, di solito questa domanda se la proprio veramente, se la lasciano scivolare addosso in un minuto. È colpa sempre nostra. Riassumere tutta un'esistenza per quanto breve è sempre un po' difficile. Che dire... Non lo so, partiamo che da bambino in realtà io volevo fare il contadino, poi 13 anni, guardo Arancia Meccanica, capisco il potenziale del cinema e dico vabbè, là, voglio fare il regista, e da là ho continuato prima a studiare per conto mio, tra libri e riviste, poi per corsi universitari, corsi di formazione per approfondire l'aspetto pratico, insomma tutto lo studio, successivamente la gavetta sui set, roba varia, per fare il regista. Solo che ad un certo punto mi sono reso conto, ho fatto diretto una dozzina di cortometraggi prima di esordire nel lungo, e che molti registi oggi, non potendo dirigere un film dopo l'altro, preferiscono dirigere spot, videoclip, insomma roba commerciale per riuscire a campare. Solo che a me sinceramente l'immagine fino a se stessa, l'estetica pura, non interessa, perché a me piace il cinema come forma di narrazione, quindi... Mi sono accorto che mi conveniva, ero più portato per non scrivere, quindi accanto al lavoro di regista, che comunque è molto più contenuto, perché per fare un film, se ti va bene, ci impieghi un anno, ma in realtà ce ne voglio almeno un paio tra pre-produzione e post-produzione. Ho cominciato a scrivere anche per altri, e quello è un lavoro che riesco a sbrigare in pochi mesi, poi ovviamente la palla passa da altri, quindi magari progetti, al momento ho scritto molte sceneggiature che sono ancora in fase di preproduzione, quindi quello che è visibile è ben poco, però c'è tanto lavoro dietro, fa tempo accumulato. No, sì, ma tu scrivi anche per riviste o solo sceneggiature? Ci fai anche recensioni, diciamo? No, ho cominciato scrivendo per Point Blank, è stata una collaborazione un po' casuale, diciamo, che ho conosciuto in un corso di cinema, di regia, Giorgio Sedona, che è il caporedattore di Point Blank e si occupa della rubrica I Sotterranei, che tratta di cinema italiano underground. Mi è coinvolto nel progetto, ho cominciato con recensire qualche documentario e poi però sono passato al cinema italiano in genere, perché è quello che mi interessa di più. Non avevano altre penne che fossero appassionati di questo, perché per scrivere di cinema italiano underground di genere devi essere appassionato, se non ti interessano i cimenti. E per 4 anni ho fatto questo, ed è stato anche il modo in cui ho conosciuto tante altre persone del settore. Mi è servito un po' da formazione per guardarmi intorno a capire cosa avevano fatto gli altri, cosa aveva funzionato, cosa secondo me no, e come erano riusciti magari a venderlo meno, quali potevano essere gli errori. E da un lato mi ho fatto tesoro per il mio primo film, e dall'altro mi sono proposto, quando ho avuto l'occasione, come sceneggiatore, quindi alcuni registi con cui ho collaborato, li ho conosciuti proprio perché avevo recensito un loro film. Ovviamente poi qua
un ambiente in cui si è sempre un pochino permalosi, no? Quindi, nonostante io cerchi di non, quando recensivo i film, non mi interessava esporre il mio punto di vista, se mi è piaciuto o non mi è piaciuto, bello o brutto, perché quello è soggettivo. Mi interessava fare un'analisi del film. Poi chiaro che se uno non è stupido, leggendo tra le righe lo capisce se il film l'ho apprezzato o meno, però ti basta far notare che qualcosa magari non va e magari il regista un po' se la prende. Per fortuna sono tutti così, con tanti ho continuato a dialogare, ma non più risposto, penso. Sono nel loro libro nero per aver scritto per Point Blank per qualche anno. No, vabbè, ma guarda, è... diciamo un lavoro che ti mette in cioè quello proprio di lavorare nel cinema in delle posizioni con molte persone che sono molto prime donne, quindi ci sta che magari tu fai una recensione X e ti, come si può dire, qualcuno dica tu non hai capito un cazzo del mio film, io volevo dire questo e quell'altro, ma guarda, una cosa che a me personalmente, scrivendo anch'io per un blog, non mi è mai successo, per ora, però aspetterò che qualcuno mi scriverà che cazzo hai detto, cosa hai fatto, però, per ora. Ma guarda, ti allora, dico, in realtà pure con me non è che siano mai andati sul pesante, che io ricordi, semplicemente il più delle volte ti ignorano e capisci che non hanno apprezzato, giusto? Che, sì, il silenzio che mette la barriera. Però per il resto mi accorgo pure che il cinema, cioè adesso che sono regista e sceneggiatore, quindi che i miei film vengono recensiti da altri, mi accorgo che a volte effettivamente c'è un parlare a sproposito. Questo non vuol dire che uno parla a sproposito se parla male. Più di una volta mi sono state fatte le critiche, su cui io sono totalmente d'accordo, anche perché il film l'ho fatto io, l'ho visto talmente tante quelle volte che penso di conoscere i suoi difetti più di qualsiasi altro. Altre volte però magari sia le critiche negative sia i complimenti sono un po' campati in aria, ma questo perché io credo che il cinema è una materia, cioè viviamo in un'epoca in cui tutti sono esperti di tutto, chiaro, no? Quando c'è il Google. Però a maggior ragione, sì, a maggior ragione per il cinema, perché se è convinto e basta vedere i film per saperne parlare, cioè nessuno ti nega di vedere un film, ti piace, se ti piace o non ti piace, ma ciò non fa di te un esperto di film. Però, nonostante questo, capita molto spesso che il modo di porsi degli altri sia di comunque dell'espertone che ti deve giudicare, quando tu poi porti pazienza, pensi a tutto il percorso che hai fatto per arrivare a dirigere un film, e sollevi le braccia e dici va bene, grazie, vai avanti, no? Sì, sì, no, è vero. Poi, no, anche te hai fatto il DAMS come me, e alcune volte succede, non so, che qualcuno ti chieda ma l'hai visto film X? Te fai no, lui ma come non l'hai visto? Cioè, non è che puoi vedere tutti i film dello cinema, esatto, però. Cioè questo è, se tu dici qua... no, io sono appassionato di cinema, appena non vedi un film non hai visto nulla. Qua stai facendo una critica ai nostri spettatori di Twitch comunque. No, no, non era quello. No, non mi riferivo assolutamente a quello. No. No, però è molto... In molti... Ah, ciao Roberto. Ciao Roberto Albanesi. Ciao Carla Martini. Ciao Roberto. Ciao. Caro. Ciao. Ciao. Allora, c'è subito una domanda di Andrea Maccari, che ormai lui segue tutte le nostre live, è un grande. Anche lui fa dei corti e dei mediometraggi, diciamo, che ti chiede, ti senti più un regista di nicchia e quindi, diciamo, con dei film per pochi adepti o... un regista impegnato? Oddio, una domanda un po' particolare, nel senso che allora parlo di Macbeth come risposta. Diciamo che cominciando, io prima di dirigere Macbeth ho cercato dei produttori che mettessero dei soldi per finanziare il mio film. Dopo anni passati alla ricerca di un produttore, non li ho trovati, ho deciso che il film lo faccio con i miei soldi, sapendo che i soldi di partenza erano pochi, quindi rientravo in automatico nel cinema indipendente. Il ragionamento è, se uno guarda il cinema indipendente, vuole vedere qualcosa di diverso del cinema mainstream, quindi è inutile provare ad inserirsi dentro a quello che c'è più commerciale, vado a fare necessariamente qualcosa di nicchia, quindi ad offrire qualcosa di diverso. Nel mio caso in particolare, poi appunto... prima parlavamo dei sotterranei di Point Blank, dove si parla di underground italiano, e la distinzione era fra film documentario al massimo, film
artistici, tra virgolette, molto sì. spesso non narrativi, quindi che non mi interessano, oppure adesso l'underground è cinema di genere, quasi sempre horror, thriller, sono i generi più fattibili, no? Al sì. massimo noir, quindi sono orientato in automatico nel cinema horror, indipendente anche da quello che mi piace, e per questo è di nicchia, però allo stesso tempo sono convinto che quando uno fa un film, o in generale quando si esprime, quando parla, voglia dire sempre qualcosa al di là di quello che è il messaggio esplicito, cioè la storia che raccontiamo. Cioè, una consapevolezza narrativa, per cui quando ho fatto Macbeth sapevo che non stavo raccontando solo la storia di un gioco al massacro, ma a mia volta parlava anche di un problema che, vabbè, non t'anticipo se non hai visto Macbeth. Questo però, con questo non voglio dire che mi sento un autore, nel senso che voglio dire qualcosa più del necessario. Ho consapevolezza che comunque qualcosa la vado a dire, e non apprezzo in realtà molto chi dice ho solamente fatto un film per intrattenere e non volevo dire nulla. Cioè, va bene se lo dici come provocazione, ma se è il tuo lavoro, se sei formato per questo, sai che è impossibile, anche quando vuoi non comunicare, in realtà qualcosa stai comunicando. Quindi, sì, sì. diciamo, parto dal presupposto che qualsiasi film è sempre sia d'autore sia commerciale. Io non credo che i Vanzina fossero contenti di fare film considerati spazzatura, che Scuornoro volessero comunque tendere verso qualcosa di bello, quindi dovrebbe essere definito d'autore, e allo stesso tempo registi d'autore, autori come Fellino o qualsiasi altro ti venga in mente, non era contento se il film non incassava, perché diceva sono un autore, chi se ne frega. Anche loro guardavano il lato commerciale, quindi per me questi aspetti convivono. Spero sia stata chiara la risposta, no? Sì, sì, ma assolutamente. Infatti, ora, guarda, dato che hai parlato di Macbeth, io, guarda, annuncio, diciamo, al pubblico la trama brevemente, e poi, non so, ci sono delle domande sicuramente da parte nostra. Sì, sì, sarò precisissimo. Allora, Macbeth è un film horror, no, però... una commedia grottesca tinte horror, possiamo definirla così. E di cosa parla Macbeth? Macbeth parla di Macbeth, questo, diciamo, all'inizio piccolo imprenditore che apre una sorta di hamburgeria, di fast food ambulante, e poi inizia la sua crescita e diventa un colosso dell'impero del fast food in Italia, lascia che una catena pseudo McDonald's, potremmo chiamare. La figlia, a un certo punto, che ha dei problemi con la moglie del padre, e appunto il padre va via di casa e si mette con un ragazzo, anche lui un sognatore, che vuole sfruttare la figlia, diciamo, per arrivare al padre e proporgli un'idea che cambierà per sempre il modo di intendere il fast food e importare in Italia un nuovo tipo di cibo, che tra l'altro... poi vedendo il film capirete che tra l'altro, cioè, sei riuscito in realtà a creare una cosa vera, perché ora quel tipo di cibo in effetti si sta cominciando a pensare come cibo del futuro, perché quello sta diventando, e appunto lui si deve approcciare con quest'uomo che lo bisfratta perché è un poveraccio e perché secondo lui la sua idea è qualcosa di stupido, e poi di lì in poi gli eventi prenderanno una piega alquanto strana e surreale, perché in quella villa dove tutti si incontrano inizieranno a succedere degli eventi abbastanza strani, surreali e a tinte molto horror. Ora, io parto subito con la domanda, perché volevo capire come è nata l'idea, perché comunque è una rivisitazione, come dice il titolo stesso, del classico shakespeariano Macbeth. E in che modo appunto ti è venuta questa idea di un po' strana, di appunto l'Italia, il cibo, il paese dove il cibo, no, che si oppone al fast food, di un certo tipo di cibo, ti è venuta in mente invece di creare questa catena fittizia e appunto l'idea di prendere Macbeth e trasporlo in una salsa inedita? Ok, non sono partito dal Macbeth come collaborazione al film. Partiamo sempre alla premessa, il limite maggiori soldi. Sapevo che non avevo soldi, sapevo che dovevo contenere tutto quanto, e quindi sono partito dall'idea base, la scatola che conteneva il film.
film, ovvero devo girare tutto in un ambiente, possibilmente in una casa, e trovare una scusa per cui questi protagonisti non possono uscire da una casa. Esistono a bizzeffe di film con questa struttura, l'Angelo Sterminatore Buñuel, dove non potevano uscire appunto e basta, a un altro horror italiano underground recente dove le porte sono improvvisamente murate, alla Notte Morti Viventi dove fuori ci sono gli zombie. Comunque dobbiamo condensare tutti in un ambiente. Quindi mi è venuta l'idea, fuori c'è una bestia e alla fine scopriremo che quella bestia è, non lo dico per chi non ha visto il film, ma voi già lo sapete. Okay. Quindi questo era il punto di partenza di tutta la storia. Poi, una volta che ho deciso che faccio questo, mi sono reso conto che comunque non era una storia, se era un'idea, ma mancava la storia, perché se i film che in realtà funzionano con questa struttura sono film in cui il conflitto non è tra chi sta dentro e chi sta fuori è solamente la scusa per non far uscire chi sta dentro, in realtà il conflitto deve essere interno, quindi La Notte Morti Viventi, appunto, di Romero funziona per questo, perché i litigi sono fra gli abitanti della casa e si ammazzano proprio perché litigano, altrimenti potrebbero sopravvivere tranquillamente. Quindi mi serviva un motivo per cui questi personaggi litigassero fra di loro. Ovviamente la prima idea che ti viene in mente da italiano può essere una questione di corna, poi ti rendi conto che è una stupidaggine, una cosa da mentalità un po' italiana, un po' becera, e quindi vai a cercare qualcos'altro di più approfondito. E quindi mi sono detto, perché si litiga oggi, tolto ovviamente le scaramucce frivole, per il potere? Il potere che oggi si esprime sotto forma di denaro, e ho cominciato a leggere un po' di materiale su quello che può essere appunto il potere. Quindi, sommando una serie di libri, sono partito sia dai classici, tipo appunto il Macbeth di Shakespeare, sia saggi come Fast Food and Nation, poi le letture si sono mischiate insieme automaticamente, senza neanche ragionarci troppo, e Macbeth più Fast Food Nation è diventato Macbeth, quindi è nato quasi casualmente. Poi tra l'altro ho scoperto per puro caso che esiste anche un altro film che più o meno ripesca la stessa idea, mi sembra si chiami tipo Scotland PA, però è inedito in Italia, non l'ho mai guardato, io l'ho saputo dopo, però c'era sempre il concetto di ambientare il Macbeth nel mondo dei fast food, solo che quello era ambientato veramente nei fast food negli anni 70, e il mio, essendo in realtà un film povero, non si vede mai un fast food, nonostante si parli sempre di fast food, è tutto ambientato dentro la casa, quindi immagino che là finiscano le similitudini con quest'altro film. Per il resto, sì, perché gli hamburger e non la pizza, perché dovevo parlare di un mondo globalizzato, capitalizzato, e quindi il modello principale è quello degli americani. Poi, detto sinceramente, io provo grande simpatia né per gli Stati Uniti in sé come modello di riferimento, e altre cose di cui avrò modo di attaccare in altri film, spero, quindi. Sì. No, guarda, allora io ti stoppo un momento perché c'è Alberto, che ora lo faccio subito entrare in live e lo faccio presentare a chi ci guarda, che è entrato adesso. Ciao Alberto, ci senti? Ciao Alberto. Ciao, io sento. Ciao Mattia. Ciao ragazzi. Ciao, ci senti bene? Sì, assolutamente. Voi tutto bene? Noi ti sentiamo benissimo. Sì, tutto bene. Vediamo finalmente. Sì, tutto bene. Infatti, ora guarda, ci siamo già visti. Appena entrato, ti do subito la palla, perché ovviamente tu entrando ora il pubblico forse non ti conosce. Quindi io ti faccio subito questa domanda esistenziale a cui già Mattia ha risposto prima in modo ampio ed esaustivo. Che ora apparirà magicamente se i miei mezzi me lo permettono. Eccola qua. Chi è Alberto Genovese? Perché la live è in due. Quindi chi sei tu? Dici un po' il tuo percorso che ti ha portato al cinema, alla passione per il cinema. E questo, insomma. Raccontaci un po' di te. Allora, niente, io sono di Milano, ho 49 anni, quindi non sono propriamente un ragazzino, e niente, ho vissuto la mia vita praticamente nel cinema, nel senso che già
all'età di 19 anni ho iniziato a girare con le telecamere, quelle VHSC, i miei primi cortometraggi che non faccio vedere perché sono terribili, e, fino al 2004, dove grazie a, diciamo, a un po' di tecnologia in più sono riuscito a creare qualcosa di un po' più decente. E via via è stato un progresso di cortometraggi sempre un po' più bizzarri, con cui ho partecipato a numerosi concorsi, ho anche vinto un paio di premi. E poi niente, nel 2009 ho fatto uscire il primo lungometraggio, che era L'invasione degli astronazi, che è stato abbastanza ben visto, nel senso che comunque era una cosa particolare, piena di effetti speciali, insomma, piena di Molto catastrofismo. particolare. Sì. Sì, insomma, diciamo che ci ho messo dentro un po' di tutto, minestrone verdo, e niente, da lì poi sono passati altri tot di anni, esattamente 5 anni, è uscito fuori Dolcezza Estrema, e anche lì, diciamo, sviluppato un percorso molto molto lineare, per cui nella sua follia si creava, diciamo, un percorso di fantascienza bizzarra con i Ma pupazzi ne volanti. parleremo dopo di Dolcezza Estrema, perché è qualcosa di veramente, boh, mai visto, credo. Sì, ci sta. Ok. È un unicum a sé stante, Tra diciamo. l'altro sono venuti con me oggi i pupazzi, non so se li vedete. Ah, sì, è vero, Eccoli. i pupazzi di Dolcezza Dopo li Estrema. presentiamo, magari, che Sì, poverini, anche loro certo. hanno recitato, si sono fatti un mazzo tanto. Ma ieri No, è paghi i giusto. contributi. Esatto, loro non hanno vinto niente ed è anche un premio alla carriera, per cui è giusto che una minima possano essere conosciuti. E niente, tutto qua. E io ho una famiglia, un lavoro, una figlia, basta. Comunque riesco a concentrare anche la mia passione per il cinema, la concentro anche all'interno di un blog con cui periodicamente pubblico recensioni di film assurdi, i più brutti in circolazione nel mondo. E poi uno si chiede: ma perché guardi film brutti? E poi alla fine uno dice: ma perché guardate i film belli? In effetti io guardo anche i film belli, mi piacciono tantissimo, mi piacciono di più i film belli dei film brutti, però i film brutti sono più divertenti. E Ma guarda, ci quindi abbiamo in chat Albanesi, che tra l'altro ti saluta, che lui è uno dei massimi esperti Ciao Roberto. di film brutti e terribili. Io credo che in Italia sia uno dei migliori a proprio selezionarli per bruttezza e Infatti questo sabato avremo la guardarli. crème della crème a fare la Esatto, tavola rotonda. bravo. Beh, sì, diciamo che amare quel genere lì è una cosa che predispone una certa malattia mentale, per cui Roberto Sì, è sì, un sì. maestrino in questo senso. No, sì. E Ma niente, poi basta, tutto qui, non è assolutamente uno. Siamo persone normalissime, non mordiamo, non facciamo cose innominabili, per cui ci sfoghiamo assolutamente. così. Il cinema è Così. bello perché sfoga la propria interiorità, il proprio modo di essere, e quindi ci permette di essere persone normali e anche persone un po' più particolari, ecco. Esatto, infatti noi eravamo a parlare prima che tu entrassi di Macbeth e abbiamo insomma fatto un Grandissima grandissimo prova film registica. che io tra Lo l'altro dico perché c'ho c'è qua anche nella Mattia. Grazie, Alberto. bellissima slipcase fatta dal grande Giorgione Credaro, quella fatta a mo' di cornflakes, diciamo, a mo' di cereale, che Portato un secondo po' me a è una annare, delle Giorgio. è un ma quella secondo me, io te l'ho già detto, Matti, anche in privato, è una delle più belle cover dell'Home Movies. Forse la mia preferita in assoluto, infatti l'ho presa, cioè io non sapevo di che parlasse il film all'inizio. Io l'ho presa perché ho detto, questa è sicuramente, dentro ci deve essere qualcosa di bello per forza. Ah, sono d'accordissimo, però ricordo che temevo che Giorgio mi mandasse a quel paese quando gli chiedevo le modifiche, perché doveva essere perfetta, però là, mi ha fatto veramente No, un ma gol c'è. eccezionale, no? Avete Anche fatto. l'apertura Cioè. era fatta Sì. apposta dall'alto.
No, è veramente figa. Ora purtroppo non ce l'ho qua, ce l'ho a casa, quella vera, perché sono... No, ma in generale Giorgio ha veramente talento e sta migliorando sempre. Bravissimo. È già bravo. È infatti, veramente allucinante. Sì, sì. Probabilmente ce lo ricorderemo negli anni. Sì, sì. Non solo, anche secondo non solo me. Problema Giorgio che è astemio, l'ho scoperto da poco. Ah, va bruttissima sta cosa, sconvolgente. Brutta, è una brutta malattia anche questa. Lo so, ma del resto ognuno, tutti hanno i propri scheletri nell'armadio. Esatto, esatto. Non poteva mica essere perfetto. Esatto. No, ora io volevo in realtà fare le domande dai nostri due giovani ragazzi, il Francis e Dario, su appunto MacBetter. Se avete delle domande da fare a Mattia. Sì, prima non ci siamo interrotti bruscamente. C'era da finire qualcosa o avevamo già finito il discorso di prima? No, lui aveva finito e io poi ho fatto entrare Alberto, mica lo interrompevo così nel mezzo. Poi non so, Mattia, se volevi aggiungere qualcosa. No, è andato tutto in maniera lineare, senza interruzioni. C'ho i tempi perfetti, Fran, non ti preoccupare. Tempi comici. Vai ragazzi, Sì, c'ho una domanda più che altro tecnica, ovvero com'è, cioè, nel film compaiono gli insetti, volevo sapere... come si prendono gli insetti e com'è lavorarci se magari gli attori sono magari provano schifo nei confronti e come tutta la situazione. Purtroppo credo che gli attori ci stiano seguendo, quindi dovrò cercare di moderare la risposta. Allora, teoricamente dal mio punto di vista degli insetti si doveva occupare il reparto scenografia o gli effettisti, però in entrambi i casi le ragazze, sia la scenografa sia la ragazza degli effetti speciali, avevano ripugnanza verso gli insetti, quindi la scenografa mi ha portato una confezione di cavallette, però di grilli, no, cavallette, grilli, comunque, insetti che saltano, per cui non sapevo che farne, perché la scatola saltavano via, quindi non potevo inquadrare. Sono andato a fare lunghe passeggiate in campagna, ho scoperto che non si trovano più insetti, come ricordavo nella mia infanzia, credo a causa dei pesticidi, però veramente dopo ore e ore di camminate ne riuscivo a raccogliere. A te proprio andavi a caccia di insetti, come bambini giapponesi con i retini? No, con una problematica. ci giocavo da bambino, quindi so come conservarli, come tenerli in vita per diversi giorni, che poi tra parentesi li ho liberati, quindi... non sono stati maltrattati, hanno fatto la loro figura. No, nessun insetto è stato maltrattato. No, è stato maltrattato. Non so se lo posso dire, ma vabbè, lo dirò, ma togliamoci questa curiosità. Per riuscire a raccogliere il grosso, alla fine mi sono dovuto infilare in un cimitero abbandonato, ho spostato delle lapidi rotte e ho trovato queste montagnette di scarabei e larve mortuarie, quindi ho messo tutto da parte e poi li ho gestiti io, gli insetti sul set, comprese le scolopendre, di cui l'attore Andrea era convinto, non so perché... che fosse finta. Io credo che scherzando gli avessi detto che avrei preparato un animatronic, ma era chiaro che fosse una battuta. Lui dice che l'ha scoperto dopo che gli ha messo una scolopendola in testa. Sta di fatto che non si è fatto male né la scolopendola né lui, quindi penso che ormai sia acqua passata e che mi abbia perdonato. Sì, sì, assolutamente. Poi non so, Dario, se hai altre curiosità o domande, anche la chat che... Per ora passo a Francis, nel frattempo ci penso. Ah, ok, vai Fre. No, visto che tutte le volte le cogliamo noi, ma poi alla fine ci ritroviamo che ci dicono sì, magari l'ho visto, no? I registi che vengono. Volevo chiedere a Mattia quali sono le sue influenze a livello cinematografico, cioè i registi che più che altro l'hanno influenzato anche nel creare MacBetter stesso. Guarda, non ti saprei dire in maniera specifica, perché cerco di non avere un modello di riferimento, guardo veramente di tutto e cerco di non mitizzare nessuno. Chiaro, come dicevo all'inizio, sono stato ispirato da Kubrick a 13 anni, ma penso come tutti. Poi mi piace molto, per citare quelli magari un po' meno celebrati, Alex de la Iglesia, l'ho scoperto quando andavo ancora al liceo, perché c'era proiettata una comunità, era arrivata al cinema a Lecce, e poi quando ho cominciato a studiare a Bologna al cinema Lumiere avevo recuperato tutti i suoi film che all'epoca erano ancora inediti in Italia e ho avuto modo di incontrare pure lui in sala, quindi ho visto tanti film, tra l'altro alcuni
forse 800 pallottole è arrivato, ma credo Muertos de Risa, ad esempio, no, sono davvero dei bei film, e mi piace il modo in cui lui unisce il genere, molto spesso il thriller, ad un umorismo nero, quindi non lo butta sulla parodia, perché a me sinceramente le parodie horror non le sopporto, ma fa un connubio del genere con una cattiveria proprio dentro, che poi una cattiveria, un cinismo che in realtà nasconde una grande sensibilità, e per cui secondo me è molto vicino alla commedia all'italiana, intendo quella degli anni 50-60, con quei personaggi cattivi e finali che non dovevano essere conciliatori. Poi altri registi che mi piacciono, non saprei, Takeshi Kitano, qualcosa di Jim Jarmusch, Pupi Avati mi piace tanto, qualcosa di diretta da Sergio Rubini, e poi ovviamente tutti i registi più importanti, senza starmi a citare. Apro parentesi, anche io vedo un sacco di film brutti, giusto casomai. No, di solito alterno un film buono a uno brutto nella stessa serata. Ah, sì. No, è vero. È un buon metodo, però, perché così capisci come non fare film, guardando i film brutti. No, sono d'accordo, l'altro lo dico anche a lezione ai ragazzi, guardate i film brutti perché sono veramente importanti, perché un film bello è bello, tu dici, però non ti insegna niente, proprio perché non riesci a capire dove sta lo sbaglio, mentre il film brutto è talmente lampante l'errore che ridendo impari. Però al di là di questo, pure io ho quell'attrazione verso i titoli più assurdi, e tenderei di mio a dare sempre la precedenza a loro, quindi mi impongo come regola di guardare prima un film serio, che comunque voglio, e poi quando magari sono più stanco mettere qualcosa di becero. Dall'altro ho visto solamente di recente Terror, il castello delle donne maledette, che avevo sempre rimandato pensando così. È bellissimo, dovete guardarlo, se non l'avete visto veramente mi ha fatto innamorare, non capitava da tanto tempo che non vedessi qualcosa di così assurdo. Tu l'hai visto, Alberto? Ieri... no, quello mi manca. Ieri sera però ho visto Extro, Assalto alla Terra. Anche quello lì secondo me è un cult, merita di essere visto, veramente brutto. Infatti, però... dalla chat dicono guardate Box Office 3D, che è una delle cose più brutte che abbia mai visto. Non esageriamo, però anche quello... noi abbiamo limiti. Però no, quello purtroppo è fatto coi soldi, capito? Quello sì, che mi ha sempre disturbato. Cioè, io li ho visti tutti, quelli di Ezio Greggio, ma... questo non ce l'ho fatta, ha detto, anch'io mi devo fermare, perché... si trova in Blu-ray a 3 euro e non ho mai avuto il coraggio di spenderli per quel film. No, poi Alberto, ora lo dico in modo scherzoso, ma è anche una certa età, diciamo, quindi giustamente non puoi affliggerti con queste cose, no? Giustamente. No, mi affliggo con roba peggiore, ma sinceramente Zio Greggio non lo reggo, perché proprio perché lui vuole essere mainstream e mi dà fastidio questa cosa, no? Quindi... penso che Albanesi abbia lasciato la chat dopo questa affermazione, visto che è il più grande stimatore di Ezio Greggio in Italia. È vero, no, è vero. Non ce la faccio. Roberto, Silenzio dei Prosciutti mi ha rovinato. E non credo lo vedrò. Morte contento mi ha distrutto, perché c'è stato quel periodo in cui Ezio Greggio si è messo con Mel Brooks e mi ha rovinato Mel Brooks, e io questa cosa non gliela potrò mai perdonare. Scusate. Ha ragionissimo, sono d'accordo con Bruce te. Per me era un idolo, me l'ha distrutto, basta. c'è qualche altra domanda anche Dario? No, io non so se può essere una domanda stupida, però vabbè, l'abbiamo chiesto, io non mi ricordo chi è che gliel'abbiamo chiesto, però la domanda è perché hai utilizzato dei nomi inglesi in un film che è evidente che sia girato in Italia, cioè c'ha proprio anche uno stile di case che è prettamente italiano, anche i luoghi. Ma è ambientato in Italia il film, non sì, è sì, girato in Italia e la storia è ambientata in Italia. Sì, certo, motivo per cui... Allora, inizialmente avevo pensato pure di giustificarlo, poi mi sembrava veramente una superfluo, l'esplicazione annoia, diceva Hitchcock. Il principio è, se i personaggi si fossero chiamati Marco e Francesca, avrebbe funzionato allo stesso modo? Secondo me no, perché comunque era una cosa che non voleva essere realistica, era grottesca, sopra le righe, quindi siccome loro scimmiottano il modello americano, sono così ossessionati dal voler essere come gli americani, si danno questi nomi che sono americani, nel senso, però
Sinceramente io sento tanta gente che si fa chiamare Gio, ma si chiama in realtà Giovanni, quindi inizialmente avevo pure pensato di spiegare che lui in realtà si chiama Giovanni Migliore, che quando ha cominciato ha messo il soprannome Carletto ha deciso di diventare Joe McBetter, poi ha detto ma chi viene? Joe McBetter. Oddio, poteva essere anche divertente, dico la verità. Sì, ma dentro di me me la sono posta, è la stessa cosa, poi però chi leggeva la sceneggiatura mi chiedeva ai collaboratori, ma il film è ambientato in Italia o in America? Mi ha detto in Italia, questo perché loro devono preparare ovviamente le scenografie, ad esempio c'è la copertina che poi non si vede molto, però quando lancia il libro è la metamorfosi di Kafka e ho fatto fare una copertina ad hoc, quindi mi hanno chiesto la dobbiamo fare in inglese o in italiano, ho detto no, è l'Italia, ci abbiamo messo tutta una cartina dell'Italia, un made in Italy dietro al volto dell'attrice, non è casuale, non stava là la scatola, ho detto vabbè mettiamolo perché vogliamo ribadire che è l'Italia, insomma è... però sono d'accordo con te, sinceramente non sopporto i film a basso budget che vogliono spacciare l'Europa per l'America, perché te ne rendi conto, sì, anche quando prendi delle precauzioni, no, le architetture sono diverse. Sì, sono imbarazzato. Sì, questo problema, scusate, questo problema l'ho avuto io, e per quello che ho deciso di, diciamo, di ambientare tutte le mie opere nell'oltrespazio, almeno così i nomi gli possiamo dare, Pixus, Scrivinci, Scrivande, e questi nomi strani, quindi non sei in italiano né americano. Cioè, nome da supercazzola quasi. Esatto. No, ma infatti ora parleremo anche di Dolcezza Extrema, perché è qualcosa che io l'ho visto ieri e che non sapevo, volevo comprarlo, però quel Corriere è un casino. E l'ho visto su Prime Video, perché potete trovare lì, e tra l'altro in bio ci sono tutti i link per comprare film su Amazon, sia Macbeth... In descrizione, ma siamo su Instagram. In descrizione. Descrizione. Sì. In descrizione ci sono tutti appunto i link per comprare i film di cui parleremo oggi. E io in realtà c'avevo una domanda tecnica anch'io, che era la fotografia. Perché molto spesso nei film a basso budget si nota una fotografia o normale, quindi una fotografia tranquilla, o una fotografia da fiction, Rai, no? Perché poi girare col digitale alcune volte fa anche quell'effetto, sì, un po' televisivo. Smarmellata, termine tecnico. Smarmellata, come dicono Boris. Smarmellata. Però nel tuo film c'è un uso pazzesco delle luci, cioè un uso intelligentissimo della luce, che tra l'altro mi ha ricordato, te l'avranno detto in 10.000, Refn e Mario Bava, in primis. Quindi volevo sapere se tu avessi, cioè ovviamente immagino che la risposta sia sì, se hai collaborato attivamente sul set per discutere delle luci con il tuo direttore della fotografia, e da lui dove ha tratto ispirazione, tu dove hai tratto ispirazione per creare questi rossi, questi verdi, questi blu così intensi. Allora, rispondo in maniera abbastanza larga, visto che mi parlavi anche di altri film. Di solito, a costo di essere ripetitivo, il problema nei film indipendenti è sempre il budget, che non avendo soldi da qualche parte devi risparmiare, e molto spesso tanti registi dell'underground finiscono per firmare tutto. Produzione, regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, bla bla bla. Nonostante io avessi lavorato come videomaker, quindi facendo riprese e montaggi, mi sono reso conto che non è una cosa per cui mi sento portato più di tanto, e nei miei lavori, a un certo punto in poi, nei cortometraggi, ho smesso di firmare fotografia e montaggio, perché preferisco avere le mie idee ma farne applicare ad un altro, e mi sono sempre occupato solamente della sceneggiatura e della regia. Per... ovviamente non puoi pagare un vero direttore della fotografia, nel senso direttore della fotografia cinematografica, perché su un film indipendente, perché un direttore della fotografia che lavora nei film ha bisogno di tempi lunghi, ci mette un'ora per illuminarti una sola inquadratura, c'è bisogno di un tot di assistenti, un tot di attrezzature, quindi ho pensato è meglio che trovo un videomaker che invece è abituato a lavorare da solo in maniera veloce, perché magari realizza videoclip e collaboro con lui, e così è stato. Islam Mohammed non è un nome inventato, si chiama veramente di origine egiziane. Mi era capitato casualmente di incontrare un'amica che mi aveva detto che collaborava con un altro regista, mi ha fatto vedere un suo videoclip, ho pensato è perfetto, è quello che voglio, perché lui saturava molto i suoi videoclip, e non è facile, a volte molti direttori della fotografia si rifiutano magari di usare il gelatino, di usare gli zoom, cioè tutti gli artefatti, no? Cercano una purezza, invece io avevo bisogno proprio di una fotografia che evolvesse.
ed è quello che ho spiegato a lui, ha detto dobbiamo partire da una fotografia che all'inizio è naturale, infatti le primissime immagini al macello sono quasi documentarie, e certo, poi pian piano andiamo a saturare, man mano scompare il sole, subentrano le luci cinematografiche, e quindi questo permetterci di spostare il racconto da un piano reale a un piano onirico. Ed era il motivo per cui volevo luci colorate, molto appunto baviane, ma che non fossero giustificate le fonti. Cioè a me serviva solamente per correlare in maniera più emotiva, ad esempio fuori c'è, sappiamo che da quella parte si va fuori, allora da là viene una luce verde, ma non c'è nessun motivo per cui venga una luce verde, è solamente una correlazione, oppure la luce blu da un'altra parte. Quindi abbiamo sempre ragionato molto su due colori per illuminare la scena, però devo anche ammettere che tanto è stato fatto in post-produzione dal montatore, che si è occupato anche della color correction e che è riuscito a migliorare ancora di più. E il montatore non si chiama veramente Michele Camara, il nome è uno pseudonimo, però non sono io, un altro ragazzo che si è impegnato, un caro amico, quindi lo devo a loro, Islam e Michelle, diciamo. Ma infatti non si nota, cioè io non mi sono mai chiesto perché ci fosse la luce rossa, blu, io mi chiedevo solamente, la prima cosa era quanto cazzo è bella, e la seconda cosa era ci sta nell'ambiente, perché chi l'ha visto lo sa, la storia a un certo punto prende una piega, inizia già in modo grottesco, ma poi prende proprio una deriva surreale che con la luce la fa da padrone benissimo, assolutamente. Assolutamente, sì. Ma infatti una delle prime cose che mi ha colpito dopo averlo visto e dopo averci riflettuto era, cazzo, ma è un film fatto comunque a basso budget, ma era molto ben curato. Quindi faccio complimenti anche a tutto lo staff, agli attori, perché è un film secondo me veramente valido, divertente e anche con una morale. Ringrazio ovviamente tutta la troupe, i collaboratori. Abbiamo fatto un lavoro di preproduzione di parecchi mesi, proprio perché secondo me non, se meno un budget hai, più devi lavorare prima per organizzare le cose e non lasciare all'improvvisazione. La fotografia è la base di un film, non puoi dire basta eliminare la stanza. No, ma ora io volevo parlare invece, facciamo, se gli altri non hanno domande, la leggo nella chat. Infatti c'è... C'è qualche domanda? Vabbè, a parte le, no, io ce n'ho le cagate che ha fatto. Ce n'ho ultima. Vai, vai, Dario, vai, intanto io controllo. Povero Roberto. Vabbè, un po' greve. No, io vai, vai, cioè, Mattia ha scelto di affrontare nel film delle 3B, bestie, barche e bambini, e tu ne affrontate due, bestie e bambini. Cioè, dico, com'è stato lavorarci, anche se proprio le bestie non è propriamente, però dico, ti sei trovato bene oppure cioè, hai avuto problemi? No, è un azzardo, lo sapevo già di mio che non bisogna lavorare con bambini e animali, e insisto col fatto anche nei film successivi e nei cortometraggi precedenti, che li ho sempre inseriti e mi hanno sempre causato problemi, una cosa che non mi entra in testa, non tanto il bambino è stata una fortuna trovarlo, abbiamo fatto i casting, eravamo un po' preoccupati perché il bambino dovevamo, vabbè, diciamolo così, posso andare avanti, il bambino doveva morire, solo che non puoi fare un casting e dire subito ai genitori giriamo un horror, cerchiamo un bambino da ammazzare, quindi bisogna andare un po' per gradi, anche perché molti erano preoccupati, chiedono che film è. Per fortuna ho trovato dei genitori molto disponibili, il bambino veramente partecipa, molto serio, c'era uno spirito più serio degli altri attori maturi, sì, era veramente professionale il bambino. E sì, si è spaventato quando ha girato la scena della sua morte, un po' mi dispiace, credo avergli creato un trauma, che continuo a sognare l'assassino per settimane, la sua morte. Però abbiamo cercato di ripeterne il meno possibile quella scena, ma grosso modo l'abbiamo portata a casa. Per gli animali invece avevo un cane perfetto, per quello che serviva a me nel film, però era veramente ingestibile, quindi ho dovuto rinunciare, passare ad un altro che invece aveva la disponibilità dei proprietari ed era più obbediente. Però nonostante tutto ho dovuto modificare il finale rispetto a quella che era la sceneggiatura originale. Ora non so se fare uno spoiler enorme per spiegare come finiva la sceneggiatura e come finisce il film, o lasciare stare, andiamo avanti. Sì, però esatto, di fatto cioè, non era stato abbastanza.
Vabbè, ma qua l'avete visto tutti, chi non l'ha visto è uscito da più di un anno. Cioè, fuori chi problemi loro, cioè... Vabbè dai, andiamo all'altra domanda. È stato un errore, però, nel senso, mi piacciono gli animali, mi piace inserirne. Quindi... rendono pure più ricco il film. C'è una domanda... No, sì, se hai usato gli animali, sì, avevi più budget, l'hai addestrato, insomma, queste cose qui. Invece non è vero niente, però, ma sicuramente. Allora, Alberto dice, no, dov'è? Ah, ecco, sì, per Mattia, eccola qua. Continuerai a fare film di genere o alzerai il tiro? Okay, una domanda secca, direbbe. No, più che altro no, non capisco il fatto di pensare che il film di genere sia puntare più in basso. È vero che oggi... Non... Scusate un attimo, dimmi. Dario? No, io stavo dicendo, stavo dicendo il fatto che Roberto ha scritto alza il tiro come se il film di genere fosse meno di un altro film. Sì. No, allora, chiariamo, nel senso, io purtroppo rispetto, cioè, tanta gente, pure Alberto, no, conferma lui, al suo lavoro fa questo anche come valvola di sfogo. Per me invece... questo percorso è il mio lavoro, quindi ci devo soprattutto campare e punto a salire sempre più in alto. Comunque Macbeth, c'è stato un investimento dietro ed è stato fatto per essere venduto, l'ho venduto, è già un piccolo traguardo. Secondo film non li ho messi io i soldi, è stato prodotto, però con un budget che grosso modo non differiva molto da Macbeth, ora vorrei salire ancora di più. Chiaro che per salire ancora di più poi devo rinunciare magari a quello che sono i miei gusti e cercare di capire cosa vuole il mercato in base a dove mi sto inserendo. Quindi se per riuscire a realizzare un film da 500.000 euro devo scrivere una commedia, per me non è un problema, a me il cinema piace veramente tutto corto. Non faccio assolutamente distinzioni, provo a vedere di tutto. Chiaro che esistono film brutti in tutti i generi, però esistono capolavori anche nella pornografia, nell'horror, nel western. Non c'è un genere che si possa dire non valga la pena di provare. Sì, sì, assolutamente. Sono d'accordo. Mo io volevo fare la domanda a Alberto e è scappato. Cioè, tutti i suoi occupati. Allora posso fare una domanda veloce a Mattia? Vai, ci diamo pazzi. Certo. No, sto dicendo fare la domanda ai pupazzi. Vabbè, no, la domanda veloce è, mi domandavo se la scelta degli attori, dei due attori protagonisti, vabbè, chiamiamoli così, nel senso, i due fidanzati che arrivano nella villa, no, di Joe, è stata dettata dal caso, o è stata, nel senso, dal caso, cioè dal risparmio, o è stata voluta, nel senso che hai cercato proprio loro, perché mi un po' ha un'aria un po'... così particolare, grottesca, questo tizio sopra le righe con un taglio di capelli alla Ruggero dei Timidi. Allora, molti mi chiedono perché gli ho messo la parrucca. In realtà, una delle cose prime che ti chiesi in privato quando c'è la recensione sul canale, tra l'altro. Ah, sì, non so, ma è una domanda veramente molto frequente perché gli ho messo la parrucca. In realtà, non è una parrucca, sono i suoi capelli. Allora, in generale, quando comincio a scrivere una sceneggiatura ho bisogno di vedere i personaggi, quindi in questo caso, siccome avevo un taglio grottesco, avevo fatto dei disegnini e c'avevo il personaggio disegnato accanto al computer, in modo che quando scrivevo per lui lo guardavo. Però tutto questo per dire che i disegnini che ho fatto non corrispondono agli attori che ho scelto, avevo in mente altre facce. Poi però, quando fai i provini, devi comunque lasciare un po' di... in generale, quando realizzi un film... lasciare aperta la porta, dare spazio a quello che ti offre la realtà. E ero combattuto dopo i casting perché avevo due scelte. Da un lato c'avevo degli attori che erano bravi, avevano anche dei percorsi di studi magari maggiori rispetto agli attori che ho scelto, però temevo che fossero dei volti abbastanza standard e che mi lasciassero ad un livello quasi da fiction cinematografica, diciamo, nel senso troppo puliti. E io non avevo il budget dietro per supportare quel tipo di produzione, quindi ho detto ragiono all'opposto, cerco di prendere quei volti che probabilmente altri non prenderebbero, proprio perché è chiaro che
hanno delle fisionomie particolari e quindi Andrea Canaiello, l'attore protagonista, non era neanche stato selezionato perché i casting li ho fatti su convocazione, lui era arrivato per accompagnare l'amica, mi ha detto se c'è tempo vuole fare il provino, quindi lui è stato l'ultimo ad entrare, però era così come lo vedete nel film, insomma, non è, a parte la parte cattiva, non, per il resto Sì, è vabbè. lui. L'abbiamo preso e poi mi faceva far ridere il fatto che magari lui fosse più basso e metterlo accanto a una Sì. compagna molto alta e lo Sì. stesso Ma pure infatti per mi una. domandavo se fosse lui bassissimo o lei altissima o Oh, entrambe le lei è cose. altissima. Lei è davvero molto alta e lui non è particolarmente slanciato, diciamo. E questa cosa ci abbiamo poi giocato perché, ad esempio, pure la scelta dell'auto da Matiz l'ho messa apposta proprio perché la schiacciava in modo che Sì, uscisse sì. ancora più grande fuori dall'auto, no? La prima volta che la vedi in piedi. Sì. No, allora io Ma poi, oddio, aspetta, mi è venuta in passerei. mente una domanda velocissimissimissima, veramente. Ma il circo, Vai. la cosa del circo, no? Che lei ha anche usata nel film, che cita, potrebbe essere scappata dal circo, no? La bestia. Cioè, è stato un caso fortunato, l'hai voluto, sapevi No, che no. sarebbe. Da sceneggiatura c'era loro che si fermavano davanti a un circo, per il semplice fatto che nei paesini dalle mie parti c'è sempre un circo. Cioè, nel senso Ah, che non è in un esatto. paese, è nell'altro accanto, quindi ho detto da qualche parte lo troverò. E quindi, quando abbiamo stabilito, prima abbiamo stabilito le date di ripresa, e poi ho sparso la voce, ho detto ditemi dove sta un circo. E quindi siamo andati, l'abbiamo trovato No, nella perché zona. infatti ho detto, cioè, essendo un film indipendente, cioè con un budget basso, ho detto, è impossibile che hanno tirato su un circo. Che hanno No, ricostruito un circo. ma in realtà erano veramente scamotage che avevo pensato proprio per far sembrare. Volevo chiudere tutto il film in una casa, però poi mi servivano delle piccole cose che lo facessero sembrare un pochino dal respiro più ampio, però non. No, era un circo che si trovava là e No, l'abbiamo ci sta, piazzato. lo immaginavo. Vai, possiamo andare Allora, io ora avanti. passerei a Dolcezza estrema, di cui io, a chi non l'ha vista, ma c'è anche il Gonz di Non aprite questo blog, che tra l'altro ti saluta Alberto, che ti ha fatto una bella recensione che ho letto. Grande. Sì, ci becchiamo ogni tanto al libraccio, io lui. Sì, sei milanese come lui, giustamente. Sì. Sì. Tra Io l'altro allora, io volevo far abbiamo i vedere. figli della stessa età, quindi Ah, sì, però è non giochiamo, vero, Jonah, sì. però non giocano assieme, quindi vabbè. Ah. E volevo far vedere prima di tutto la locandina, perché secondo me uno se la trova davanti, non è apparsa. Grazie. No, Sì, sì, ecco. ancora no. Sì. Uno si trova davanti questa e dirà: che cazzo andrò a vedere? Cosa ci sarà dietro questa locandina così enigmatica? E in realtà la trama è difficile dirla, nel senso. È un film abbastanza complesso, però io la vorrei. Poi ne facciamo parlare Alberto, che è appunto il creatore di questa folle cosa. Io la definisco così: una metal opera con calzini e lettini abbronzanti nello spazio. Questo, secondo Preciso. me, è secondo me, questo è quello che racchiude, diciamo, tutta la filosofia della pellicola. Però io vorrei farti subito la domanda che mi è venuta in mente ieri mentre lo stavo guardando. Perché? Come ti è venuto in mente Perché? di perché ti è venuto in mente di dire prendo questi pupazzi, li animo e creo questa avventura spaziale piena di metal dove questi pupazzi che poi sono, cioè, dei giochi per bambini sostanzialmente, fanno però cose un po' deprecabili, possiamo dire. Per come ti è venuta in mente? Come ti è venuta in mente? Allora, si tratta, è un processo lungo e articolato quello della creazione di un linguaggio, diciamo, metacinematografico, nel senso che quando realizzi un film parti dal presupposto di dire ok, c'ho la storia, ok, che cosa ne faccio di questa storia? Come la realizzo? Che soldi ho a disposizione? Come posso fare a rendere la cosa senza far diventare il tutto ridicolo? Sappiamo che lavorare spesso con gli attori in Italia non è facile, quindi io
Preferisco spesso lavorare con oggetti rianimati e pupazzi, ma questo da sempre, l'ho sempre fatto, anche prima con i cortometraggi, a passo uno, ho selezionato tutti i vari linguaggi possibili. Ma sta andando. Mi sentite? Sì. Sì. Sì, ora Quello dei meglio. pupazzi, Un attimo quello dei pensato. pupazzi è forse il modo più veloce anche per realizzare qualcosa di definito, nel senso che il pupazzo lo animi dietro uno schermo verde, davanti allo schermo verde, e gli fai fare delle cose. E da lì poi chiaramente abbiamo sviluppato i vari personaggi, li abbiamo fatto proprio, ogni personaggio ha avuto una sua scheda. E poi sono stati realizzati con ago e filo, seguendo vari tutorial che abbiamo trovato su YouTube, sui Sox Monster, che sono i famosi calzini che si mettono in mano e poi si agitano come pazzi, e da lì abbiamo creato, ecco, ad esempio, la sega elettrica, quella lì è una sega elettrica di quelle che si comprano nei negozi di cinesi, per dire, no? Quelle giocattolo, che è molto figa, tra l'altro. E poi niente, una volta che tu c'hai una storia, c'hai i pupazzi, da lì procedi, scena per scena, la crei e gli metti il fondo e poi vai avanti. Tra l'altro, lo sceneggiatore, che è Massimo Vavassori, che saluto, non è uno così, lui ha sceneggiato assieme a Pavetto, scusatemi, cos'era abbiamo fatto Alcolista, che è andato al cinema, e poi anche l'altro, quello prima, The quello sul Perfect marito, che è Husband. bravo, grazie, che io con i titoli ho la testa che mi parte. E lui è un bravissimo sceneggiatore, non come Mattia, nel senso che sono bravi tutti e due, chiaramente, perché Mattia gli devo l'esattino ogni tanto. E abbiamo creato un lavoro abbastanza complesso, anche perché la storia che avevo tirato io era proprio di base, proprio un soggetto minimale, nel senso una pagina veniva fuori tutta la storia. Lui ci ha creato su 70 pagine e ci ha messo dentro un po' di tutto. Non è stato facile realizzarlo, un po' come anche il discorso, devo Immagino. dire, un po' come anche quello di Resurrection Corporation, che Mattia scrive, Dopo ne ti lascia ruota parleremo. libera, io poi devo realizzare, e gli dico: Mattia, questa roba non si può fare, lascia stare. Ma no, perché? Dico, andiamo avanti a litigare, e così si va avanti finché alla fine si trovano i compromessi e si realizza il film. E un po' questo è il problema di girare i film con cose che non siano attori, cioè sia che fai cartoni animati o pupazzi animati, devi rendere al meglio quello che ti scrivono. E non è una cosa facilissima, ecco, perché spesso scrivono cose irrealizzabili perché pensano che tu riesca a fargli tutto, invece cerchiamo di rimanere sempre un po' coi piedi per terra, anche in questione di budget, questione proprio anche fisica, di come riesci a esprimere con i personaggi le storie. Quindi niente, così abbiamo. Poi vabbè, c'è il discorso anche della musica, che dovevo trovare proprio un gruppo che facesse della musica, che non si capisse niente di quello che dicono. Sì, è una sorta E di qua thrash metal. sì, è un greencore, si direbbe. Ho trovato un gruppo italiano che fortunatamente era proprio il caso mio, mi ha dato anche i pezzi, sono riuscito a fare pure i video. E poi vabbè, c'è tutta. E poi c'era stato Marco Antonio Andolfi, che ricordiamo con affetto perché purtroppo non c'è più. Lui è stato il grande regista e attore della Croce delle Sette Pietre, parlando proprio di film brutti, immondi, Sì, però a suo modo Madonna. diventati dei cult, e lui si è Sì. offerto di realizzare, di mettere la sua faccia nell'unica parte attoriale del film, Sì, quindi quella di umana. Andrea Grigori, esatto, l'umano. E ha fatto anche lui un bellissimo lavoro, considerando che abbiamo lavorato tutti a distanza, perché poi questi lavori qua ognuno li fa, si fanno da tutte le parti d'Italia, quindi uno ti manda una cosa, uno ti manda dall'altra, alla fine metti tutto insieme e crei il film, e quello è quello che avete visto, o che hai visto, se qualcuno l'ha visto. Tra l'altro, guarda, ti faccio subito la domanda di Matteo Scarfò, che è anche lui regista. Ciao Matteo. Ciao Matteo. E a
ha detto se in Dolcezza Estrema, che in effetti è una cosa che mi è venuta anche a me subito in mente, c'è qualche riferimento a Meet the Feebles, che è il film, non so se tu l'abbia mai visto, di Peter Jackson. Beh sì, diciamo che la base di creare... di creare un film di pupazzi sconci e cose immonde, è venuta anche da quel film lì. Però diciamo che l'idea di base era partita vedendo Heavy Metal, che è un film dei primi anni 80 a cartoni animati, dove c'era proprio questo alieno con enormi proboscide che pippava della droga plutoniana. E questa è una scena che poi si rivede anche in Dolcezza Estrema, perché questo libro qua che adesso vi mostro, ma io ma sono bellissimi io li comprerei quei cosi, sono fantastici. Avevo pensato di mettere una produzione, ma poi le action figure. Esatto. Ci vorrebbero l'action figure. Questo qua è realizzato tutto, cioè con calzini, tranne vabbè il tubo di plastica, un occhio plastica, una cravatta che è stata messa come benda, e abbiamo fatto... Insomma, avete usato anche materiali, diciamo, ecologici di scarto, praticamente, potremmo dire. Sì, è stato riciclato parecchia roba, tutto quello che si trovava, sono messo lì. Io frugo spesso nell'immondizia per cercare cose strane. No, vabbè, è bellissimo. Cioè, proprio la prima cosa che mi ha stupito sono stati il design dei pupazzi. Una roba... A parte che è una cosa che non vedrei, cioè è un unicum, cioè questo è un film che è un, sì, puoi dire ha preso qualche ispirazione, ma rimarrà quello per sempre. Cioè non penso che nessun altro film possa uguagliarlo nella sua anche forma strana di narrazione, di linguaggio. E guarda, sì, subito che poi in America vai Dario, vai te, vai te. No, dicevo, in America è stato distribuito com'era, mi avevi detto dalla Troma. Da Troma. Questo volevo chiederti, come, perché Kaufman, cioè Kaufman è arrivato da te e ti ha detto bello perché è una roba da Troma, cioè il tuo film è una cosa Troma, oppure l'hai te e fatto un passaparola o una roba del genere? No, beh, ho semplicemente mandato il DVD alla Troma, c'è il loro indirizzo, dopo un paio di mesi mi ha scritto un certo Josaphat. Mi ha detto, sono il direttore, l'acquisitore della Troma, abbiamo il tuo film, vogliamo distribuirlo. Dopo da lì c'è stata tutta una serie complicatissima di procedimento, contratti, mica contratti, ho dovuto prendere un avvocato, ma era una roba allucinante. E poi niente, alla fine si è firmato il contratto, loro hanno i loro tempi che sono abbastanza lunghi, però diciamo che si arriva poi sempre al dunque. La cosa che mi è piaciuta molto è stata questa iniziativa che hanno fatto di una fiera in America, lì a New York, dove hanno preso tutta la gente che c'era in questa fiera e gli hanno detto, portate i vostri calzini e facciamo un video per Dolcezza Estrema, che vabbè, loro promuovono come Six Sock Monster from Outer Space. Sì, from Outer Space. Tra l'altro lo trovate su YouTube, se googlate... appunto Dolcezza Estrema Troma, trovate il video bellissimo di Lloyd Kaufman appunto a questa fiera, tutti questi freaks strani che con i calzini, no? Sì, è allucinante. Non oso pensare a quella con le tette con sopra i toxi, cosa l'hanno preso. Bellissimo. Sì, delle cose veramente incredibili. In effetti io poi, che sono sempre stato un estimatore della Troma, ho le VHS, Madonna, quando è uscita per la Scendemmia di Moezzi negli anni 90, è uscita proprio tutta questa collana della Troma in VHS, presi tutti e impazzivo per la Troma da ragazzino, veramente. Per me è stato il coronamento di un sogno, anche se poi veramente soldi non te ne danno, diciamo le cose come stanno, però sicuramente però, diciamo, è un bel trampolino di lancio. È una bella gioia. No, ma poi sì, tra l'altro volevo dire una cosa, io ringrazio, cioè da acquirente e collezionista di DVD, la Home Movies, per finalmente averci portato la Troma con una dignità, almeno in DVD, perché era qualcosa che... E in Blu-ray soprattutto, una cosa che o compravi le edizioni estere che costano un fracco di soldi, o ti dovevi comprare dal sito della Troma, che per spedire in Europa
90 euro di spedizione, perché sono anche loro dei poveracci, praticamente. Quindi, cioè, questo era il modo per vedere film della Troma, o, cioè, per possederli più che altro, perché poi anche loro hanno il loro canale streaming dove puoi vedere film, però non credo nessuno sia sottotitolato in italiano, solo alcuni, pochi titoli. Un paio ne erano usciti in italiano. Eh? Erano usciti un paio solamente, il Toxic Avenger Citizen, Toxi e... Sì, c'era una specie di edizione che li conteneva tutti i Toxic Avengers, che però è fuori catalogo e vogliono cifre allucinanti se uno lo va a comprare adesso. Dopo sì, tipo sui 300 euro se devi. Sì, sì. Comunque, vabbè. No, è il commento della croce. Sì, sì. È una roba che mi manca prima o poi, troverò. Però sicuramente la distribuzione in America, vendere i DVD, quando sono uscito il Blu-ray del film, in effetti era un po' difficile vendere in Italia. Fortunatamente, appunto, con Giacomo, che saluto tra l'altro, eravamo già ci conoscevamo già perché avevamo collaborato assieme a una rivista, e lui era un estimatore dell'invasione degli astronazi, e mi ha detto, dai, vieni, ti metto tutte e due in DVD, addirittura mi ha fatto l'edizione di Dolcezza Estrema in Blu-ray col calzino che rivestiva la copertina, che è una roba, una chicca fantastica. Che trovate nei link in descrizione. Esatto, ce ne sono ancora qualcuno in vendita, penso. E quindi ho fatto veramente un bel lavoro, e poi è stato bravissimo anche nel promuovere, nel fare contatti e tutto. Ecco, per me resterà sempre nel cuore questa esperienza, perché è stata veramente una grande esperienza. Non dico più della Troma, perché la Troma è la Troma, però si è difeso. No, sta facendo un buon lavoro la Home Movies, secondo me, in Italia. Sta facendo un grande lavoro. Siamo i maggiori promotori ormai della Home Movies. Sì, della Home Movies. Sì. Che poi a me fa ridere, perché non è che ci paghino, cioè io lo faccio solo perché stanno facendo un buon lavoro, ci mancherebbe anche. Veramente fanno dei bei lavori. Sono contento che sia creata questa realtà in Italia. E allora, ora io avevo delle domande. No, allora, direi, dato che siamo già intorno all'ora un quarto, cioè all'ora e 10, vorrei fare, se ci sono delle domande da Dario e Francis su... Ma perché ci sono folle... anche delle cose delle domande da parte della chat, state... esatto, sì. Che è già da poco, tu, che a me mi sta faticando il PC. No, c'era anche quella di Matteo su... Esatto, ce n'è una per Mattia, se non si offende Alberto, che ce la siamo persa, la facciamo. E diceva, cosa ne pensi del rapporto tra cultura popolare italiana e cinema grottesco? È abbastanza complicata. Grazie Matteo, cioè, fa lunga la live, colpa sua stavolta. Di chi è la domanda? Di Matteo Scarfò. Non so se lo conosce, è il regista. Mi è giunto all'orecchio. Ma credo che mi stia prendendo in giro. Scusa, puoi ripetere la domanda? Cosa ne pensi del rapporto tra cultura popolare italiana e cinema grottesco? Sto spottendo, dai, passiamo avanti. Ma sono sicuro che non sia la... È una supercazzola così greve. Grevissimo. Matteo è un troll praticamente. Sì, vabbè, non si impara il comune. Sì, no, tra l'altro l'abbiamo intervistato settimana scorsa. È molto, no, ma in mezzo collaboriamo spesso, non so, lo sappiate, ma... No, sì, sì, ci sta anche dando una bella mano anche a noi con Resurrection Corporation, bravissimo Matteo. Infatti, scherzi a parte, grazie Matteo. Infatti, grazie Matteo. No, ragazzi, veramente in gamba, sì, ma l'ha dimostrato anche col suo film di fantascienza, L'ultimo sole della notte, che è veramente bello. Volevo fare un appunto, dimmi. Non è facile trovare registi, colleghi, diciamo, che ti aiutano, e questa è una cosa che pochi fanno nella promozione. No, cioè, io e Mattia collaboriamo, ci aiutiamo a vicenda, ma per uno che non ha nessun tipo di interazione nel film,
aiutarci in quel, come ha fatto Matteo, è stato veramente un grande gesto che spero di poter ricambiare al più Ora presto. tutti cercheranno Matteo per avere un aiuto da lui. Esatto. E sti cazzi tu. Allora, Matteo ha detto: era una bella domanda comunque, virgola, ignorante. C'è questo attacco personale. No, vabbè. Poi però Bene, una a domanda. proposito di Mattia, cioè. Vabbè, Mattia, allora, se vuoi rispondere, rispondi. Se vuoi Se no, c'è rispondere, anche un'altra rispondi. domanda Se no, per no. te. Sono sicuro che lui, senza il video, si sta ammazzando alle risate, però io ci metto la faccia, quindi non è giusto. Se ho da scherzare, mettiamo al pari. No, dai, veramente, ho parlato più io, è giusto concentrarci sul film di Alberto, se no, veramente. Va bene. Vabbè, No, allora perché qua c'è anche un'altra domanda, Dai, sì. se vuoi Però alcuni per film entrambi, quello lì. appunto, dice alcuni film indie Sì. italiani fatti negli ultimi anni consigliati ai due registi? Punto interrogativo. Cioè, se avete dei Vabbè. consigli di film indipendenti italiani degli ultimi anni. Indipendenti? Sì, è per entrambi la domanda. Insomma, ci sta chiedendo di esprimerci sui colleghi, non è. Eh sì, esatto. È una roba un po'. Ma io, Ma guarda, io. io dico una cosa, io consiglio due film bellissimi che sono uno Dolcezza Estrema e l'altro Macbetter. Ecco fatto. Io Io consiglio consiglio Dolcezza Estrema. Io Macbetter, ma ci Ma sta comunque, anche. scherzi a parte, come penso l'ho detto all'inizio dell'intervista, ho recensito film indipendenti per 4 anni, quindi basta andarsi a rileggere quelle recensioni, ce n'erano diversi, validi, no? Non vorrei veramente fare un torto ad uno non citando l'altro, così avevo recensito Vabbè, quello di Scarfò. di pure il blog su cui Ma possono se, andare, poi non è mi un fanno blog, le è un recensioni. sito, è Il sito, Point scusa. La rivista si chiama Point Blank e tra l'altro collabora con Matteo Scarfò per la rassegna Extramondi, che è una rassegna che si trova, che si svolge a Roma in cui vengono proiettati film appunto fuori dall'ordinario. Che tra l'altro ora pare sia in streaming sul sito del Cinema Arsenale di Pisa, che noi conosciamo benissimo, io e Poi, mi Francesco, sa perché che ci la notizia è siamo di oggi vicini. perché l'ho intravista. Sì, Doveva l'ho vista oggi su essere, Facebook. teoricamente doveva essere a maggio, solo che appunto l'avremmo dovuto proiettare per una prima volta il nostro Resurrection Corporation, solo che appunto la pandemia è saltata e non sappiamo quando avremo modo di recuperare questa anteprima. Vabbè, te invece Alberto, dici qualche due titoli di film che consigli Allora, indipendenti. sicuramente L'ultimo sole della notte di Scarfò, perché fantascienza per me è sacra. E Vabbè, si vabbè, vede anche nel tuo film Dolcezza Estrema che è sacra, cioè, assolutamente. vagamente. Poi Vagamente. anche Dante va alla guerra di Roberto, che è molto bello come film, mi ha fatto piangere, cazzo. Un altro film bellissimo che è passato un po' inosservato, secondo me invece valido, è Made in Italy di Fazzini, che invece secondo me è bellissimo. Ah, scusate, poi c'è anche scusate, come si chiama? Funeralopolis di Alessandro Radelli. Ah, Voi non guarda, l'avete visto? L'abbiamo avuto come L'abbiamo ospite la l'hanno settimana scorsa. intervistato. Quello Sì, lì è un cazzo di bellissimo, bellissimo. film della Madonna, scusate. Oltretutto è venuto a girare Sì. vicino dove lavoravo io, che mi è venuto un colpo perché ho detto, cazzo, se veniva gli offrivo anche una birra. Però è veramente un film che mi ha preso molto, è una cosa rara, effettivamente, un cinema indipendente italiano. Mi devo dire veramente bravo, perché è un film che merita di essere visto non solo nell'indipendente, anche lì fuori. Sì, È un no, ma film. guarda, io gli ho detto chiaramente, siccome a me piacciono molto i documentari, io gli ho proprio detto, secondo me è uno dei documentari più importanti degli anni 2000 italiani, sicuramente. Ma poi, cioè, io da lui veramente non me l'aspettavo un film del genere, perché avevo visto anche i suoi lavori precedenti, non erano così incisivi, erano comunque cose interessanti, ma così veramente mi ha messo i brividi, veramente. Sì. Ma non ho parole. Sì, è vero. No, no, è Comunque, se vero. posso, Infatti, mi è venuto in mente vai. adesso un nome che segnalerei, solo perché è l'ultimo che ho scoperto,
ho visto i film di Fabrizio La Monica, non avevo avuto modo di guardarli prima, e secondo me è un regista veramente un potenziale. Ha già diretto, sta curando la post-produzione del suo terzo lungo ed era dentro l'antologia After Midnight 2. Quindi io l'ho visto, ho Ah, visto sì. il suo episodio e sono andato a recuperarmi i suoi film. E secondo me Sì, è un altro nome da tenere sott'occhio Abyssus che è veramente valido, veramente un è. bellissimo film. Abyssus è uno dei migliori della, secondo me, dell'antologia. Sì, ma poi voglio dire, la dimostrazione che basta con due attori bravi e un'idea riesce a fare un cortometraggio, incredibile. Veramente un bel film Sì, originale, è bellissimo. ti lascia proprio un senso di vuoto finale che, cioè, è difficile trovare dei corti che te lo lasciano. Sì, ma poi sono gli attori che sono pazzeschi, cioè quello che faceva lo psicopatico veramente mi ha lasciato il segno, ma anche il prete comunque. Comunque c'è questo senso di malessere che ti pervade, è difficile trovare queste cose. Io spero che di vedere qualcos'altro, di lui purtroppo non ho visto niente, ma spero Il di primo lungo è vederlo. disponibile su YouTube gratuitamente, non ha provato a distribuirlo proprio perché adesso è il primo lavoro. Però secondo me è un film sì, è chiaro che c'è i limiti dell'opera prima, però diverte a suo modo, anzi è un peccato che non abbia avuto una vera produzione dietro. È un fantasy ambientato tra le montagne siciliane, quindi ho detto tutto, con un uomo lupo, con una bestia che gira nei boschi e un cavaliere che la insegue. Allora, poi mi No, faccio mandare i link. ma sì, sicuramente l'indipendente si sta muovendo e c'è sicuramente tanta gente da tenere sott'occhio, tra cui voi due, che appunto ora andiamo diciamo al vostro incontro come artisti, possiamo dire, perché parliamo di Resurrection Corporation, adò, io l'inglese proprio sto zero a casa, appunto diretto da Genovese. Dal buon Alberto, e scritto e cioè sceneggiato e dalla base di un soggetto appunto di Mattia. Io intanto volevo capire come vi siete conosciuti appunto per partorire quest'idea e poi come è stato lavorare, perché da quanto mi ha detto anche Mattia e da quanto ho capito è stata una lavorazione lunga, è stato un percorso lungo. Di Vai, tu o vado creazione fino io? alla creazione. La vado io, dai, Vai, così Alberto. dopo fai tu l'intervento. Allora, io e Mattia, che prima ha detto, con le recensioni che scrivevo, litigavo con tutti, mi mandavano a fare in culo. Non è vero, perché come puoi vedere, la collaborazione è andata proprio partendo con la recensione di Dolcezza Estrema, dove ci siamo conosciuti. E quindi lì poi è scaturita questa nostra collaborazione. Poi abbiamo litigato un po' perché io avevo in mente una cosa, lui aveva in mente un'altra, e alla fine ho ceduto alle sue follie. E ho detto: vabbè, realizziamo sta follia qua, però la facciamo con i cartoni animati. E da lì poi è partito tutto. Adesso di la tua versione. No, vabbè, a parte sì, ci siamo conosciuti tramite la recensione, come accennavano, per fortuna non andavano tutti a quel paese, c'è chi apprezzava e quindi lui mi ha detto bella recensione, io ho detto guarda, se ti piace come ho scritto la recensione scrivo anche sceneggiature. Sui litigi, sinceramente, io non me li ricordo, mi spiace aver lasciato un trauma, ma ricordo che avevamo delle divergenze su alcuni punti, però non ricordavo addirittura dei litigi. Ad ogni modo, dopo... Sul finale abbiamo Il avuto un po' di finale, dubbi. ok, ma era, pensavo fosse discussioni creative. Non... Vabbè, praticamente mi contatta dopo un bel po' che avevo scritto quella recensione per dirmi: guarda, sto partendo con questo progetto, ancora non sapeva, voleva fare un film d'animazione, ma ancora non sapeva, pensava forse allo stop motion, non era ancora certo il Sì. tipo di animazione. E mi ha mandato un suo Anzi, mi testo che era allontano un secondo a praticamente prendere una cosa. vai, mi ha vai, proteggo tranquillo. da tornarne male. Scherzi a parte. Praticamente mi manda un suo testo che aveva un altro titolo, non si chiamava Resurrection Corporation, però l'incipit del film corrispondeva a quello che vedrete poi quando guarderete il film. Quindi sono partito da là per costruirne una storia, ho scritto un soggettino di 2 pagine e più o meno sono ricaduti dentro i
molti temi simili a Macbeth, perché era il periodo in cui cominciavo a leggere per scrivere Macbeth, però Resurrection Corporation il soggetto l'ho scritto prima, e quindi alcune cose coincidono sia come toni, perché poi è una commedia horror, sia proprio già dal titolo si capisce Corporation, si va a parlare sempre di corporazioni. Grosso modo alcune idee erano già, ce l'aveva già in mente Alberto, in modo chiaro, tipo che il protagonista si chiamasse Caligari, che doveva essere un omaggio all'espressionismo, che ci dovessero essere dei rimandi a Carlo Roger Corman, e io ho cercato di prendere questo ingrediente e di intrecciarmi. Lui mi disse sul soggetto iniziale due cose non gli andavano bene: di togliere una parte, cambiare un personaggio da maschile a femminile per evitare connotazioni omosessuali, e non so perché non preferiva che fosse un rapporto uomo-donna, e il finale non lo convinceva, non si espresse più di tanto, perché io tendo a scrivere finali molto pessimisti, mentre nell'idea di Alberto ovviamente lui non mi aveva detto più di tanto nulla, mi aveva detto semplicemente non mi va bene quel finale, vorrei che andasse più in questa direzione. Quando ho scritto il finale, la prima versione della sceneggiatura, proprio non gli andava bene, secondo lui non era così lampante il senso, quindi secondo lui era criptico, secondo me no, forse era questo il litigio. Ad ogni modo, Alberto ha insistito per avere un finale più all'americana, nel senso un climax finale, poi una coda e un lieto fine, adesso si possa dire senza sputtanare nulla. E, da un lato, cioè, sono pure contento, perché appunto se l'avessi scritto per me il film l'avrei scritto in una maniera, in questo modo dovendo adattarmi alle esigenze di un altro, perché io sapevo che l'ultima parola è del regista, quindi ho scritto quello che voleva lui, e poi sono curioso di conoscere il responso del pubblico, perché sta lui al pubblico a dire se il film funziona o meno, però intanto il film è quello che vedrà, al di là di quello che era il dibattito fra me e Alberto in privato. Sì, beh, diciamo che il mio timore era che con una cosa criptica la gente avrebbe fatto fatica a capire. Quindi scusami, tu hai fatto dolcezza estrema e mi parli di cripticità. Ma è proprio lì. È proprio lì la questione, è proprio avendo l'esperienza di dolcezza estrema che ho detto, forse un po' meno criptico, riusciamo magari anche a portarci ad un pubblico più vasto, perché poi dolcezza estrema è rimasto sempre un po' un film di nicchia, quindi l'idea di fare un altro film di nicchia, insomma, avrei preferito magari che si fosse un po' più di apertura, anche perché insomma fare un film di animazione... non è facile già far capire quello che fai, con l'animazione è ancora più difficile, quindi bisogna semplificare un po' tutto, cercare di semplificare il più possibile, altrimenti si rischia veramente che il cartone animato non dimostri bene quello che tu stai, che vuoi far capire. Comunque io volevo far vedere, questo era il primo esempio di come dovevamo creare Resurrection Corporation, cioè a passo uno. Questo era il personaggio in Pongo. Dopo le prime prove ho detto no, forse è meglio il cartone animato, è più facile. Perché... Ma l'hai fatto in digitale comunque? Sì, tutto in digitale, quei disegni creati, proprio testa, braccia, gambe, tutti i vari personaggi, poi fondali, insomma, si è fatto un lavoro, ci ho lavorato un'estate, insomma, per fare le basi, ecco, perché poi dopo tutto il resto è stato un work in progress. E vabbè, la questione del finale rimaniamo, aspettiamo. Metteremo nei contenuti extra la sceneggiatura in prima stesura. Esatto. Te la rirealizzo a parte, ti faccio il finale a parte, mettiamo il finale. Finale alternativo. Posso, perché penso sia interessante la lavorazione proprio dal punto di vista della sceneggiatura. È stato un po' particolare, perché Alberto mi aveva detto ok, il soggetto va bene, partiamo con la sceneggiatura, ma consegnami 10 pagine per volta, e in questo modo lui poteva cominciare a lavorare sulle prime 10 pagine, capire quali erano i problemi che riscontrava effettivamente nell'animazione, e poi andare avanti sulla base di quello che lui realizzava. Quindi ho lavorato a blocchi di 10 pagine per volta, chiaro che scrivevo 10 pagine punto e consegnavo, cercavo di suddividere la storia in blocchi da 10 minuti circa, quindi è stato un po' come lavorare su una miniserie,
più che a un lungometraggio, perché dovevo concepire comunque un blocco unico. Ogni volta, poi lui ci metteva 3-4 mesi a volte anche, no? Per realizzare 10 minuti, e poi io dovevo ritornare in base a quello che vedevo nell'animazione senza suono a scrivere le successive pagine, tenendo ovviamente il soggetto come guida di tutto questo. Poi quando è finito questo lavoraccio, è durato anni, della prima stesura, l'abbiamo rivisto insieme, abbiamo scritto la seconda stesura, io e lui ha portato le modifiche dopo che ne abbiamo discusso, quindi c'è stata comunque una seconda stesura, solo che è stato un modo di lavorare un po' particolare. Sì, anche l'animazione abbiamo fatto, è stata fatta una seconda stesura, perché se ti ricordi all'inizio il film l'avevo già finito dopo 2 anni, e ho detto no, non mi piace, troppo poco animato, troppo statico, rifaccio tutto. Sì, è stato un lavoraccio. Tante cose sono pure nel tempo. Ma infatti io gli animatori li vedo un po' come montatori, cioè delle persone che veramente hanno un tale grado di pazienza da stare lì a animare tutto, che è veramente un lavoro encomiabile. Cioè, te vedi, non so, tipo lavori del Ghibli, gente che sta anni e anni per realizzare un cartone, esatto, animato. Cioè, è un lavoro veramente di una pazienza e di un fino pazzesco. Sì, non lo farei mai. Loro sono in metà di 1000, oltretutto, quindi immaginate, sì, che lavoro deve essere. Infatti, se noi ci abbiamo messo 4 anni in 2, figurati quelli. Però vabbè, i risultati, sì, sono diversi, ecco. Però sì, sì, vabbè. Però dico, come lavoro, è un lavoro molto estenuante, secondo me, a livello, sì, proprio fisico e mentale. Devi lavorare con una certa predisposizione mentale. Io lavoravo tipo 2 ore al giorno fisse, e avevo come obiettivo realizzare una scena che poi durasse 1 secondo o 10, 1 minuto, era indipendente, però in base anche alla complessità della scena poi ci si basava, perché ad esempio una scena che dura 1 secondo magari è una di una complessità enorme, ci metto 2 ore, 4 ore. Invece un'altra scena che era più semplice ci ho messo magari 2 ore lo stesso, però durava di 1 minuto, per dire. Quindi è stato lì un po' una questione di mettersi lì, lavorare sempre senza pause, sabato, domenica, festivi. Non avevamo feste, diciamo. No, immagino. Ma io, guarda, volevo sapere, perché per chi non lo sapesse, un po' di sinossi, diciamo, di questo film che doveva uscire appunto l'anteprima a maggio, ma purtroppo per questo problema di coronavirus, vabbè, sappiamo tutti perché ci viviamo, è dovuto slittare. Quindi un po' di sinossi per il nostro pubblico. Parla lo sceneggiatore. Patata bollente data così in mano a Mattia. Allora, se non lo fa lui. Il protagonista, come dicevamo, è questo signor Caligari, il dottor Caligari, che però non svolge lo stesso lavoro del film di Robert Wayne, ma è uno che vende casse da morto, fondamentalmente, e si trova in crisi perché nella sua città ha aperto una società che si chiama Resurrection Corporation, quindi chi si rivolge a loro può invece di morire risorgere. Quindi nessuno vuole più morire e farsi seppellire, e questo dottore, il dottor Caligari, va in crisi perché c'è queste casse che deve vendere, ormai è anziano, vuole andarsene in pensione, però non può, nel senso, perché il signor dottor Potrianto della Resurrection Corporation gli ha distrutto il mercato. Allora cerca di rimettersi in carreggiata, cercando di buttarsi anche lui sulla resurrezione, e prova varie cose, tra cui il mesmerismo e altre soluzioni. Quindi la storia parte da là, cioè questo è l'incipit. Poi si inserirà un terzo personaggio che è l'Asenbai, una specie di mago che detiene il sapere magico. Non svelerei più di tanto. No, sì, ma infatti a me incuriosisce molto, e cioè, io lo vedrei volentierissimo, anche perché vedendo Macbeth, quindi tutta quella patina grottesca, quel tipo di anche umorismo tra il fine grossissimo e invece l'abilità di creare questi mondi strani, perché io ho visto delle immagini, sono cose spettacolari, cioè espressioniste che ricordano il Golem, appunto Nosferatu, oppure come hai detto tu, Dottor Caligari è un chiaro omaggio anche al nome del personaggio.
è qualcosa che mi incuriosisce vederlo, e unendo la follia visionaria di Alberto vista in dolcezza estrema con quell'umorismo meno grottesco di dolcezza estrema che c'ha Macbeth, secondo me verrà fuori una combo perfetta. Guarda, ti anticipo, giusto perché avevi già mostrato un'immagine, che cioè abbiamo pure dei mostri particolari che sono degli uomini lumaca, sono quelli che ho mostrato prima, no? Vuole dire, a tal proposito, da un lato cercavamo un mostro originale, non sempre l'uomo lupo, qualcosa di simile, e che avesse pure un'attinenza con il padrone di questi mostri, quindi non è totalmente casuale. Dall'altro, qualcosa che ci facesse ridere, a me faceva ridere appunto l'uomo lumaca, che sì, è viscido, è mossoso, ma è tremendamente lento. Però vorrei dire che questa cosa delle lumache giganti è una cosa che si ritrova veramente nella letteratura del Medioevo. Cioè, ci sono veramente illustrazioni di cavalieri che combattono con lumache giganti. Solo che ovviamente sono andate perdute perché è abbastanza ridicolo. Con lumache giganti. Ma possiamo dire come li hai chiamati tu nel film? Tipo quelli di Adventure Time. Non me lo ricordo. Ho scritto troppa roba. Lumacantropi. Lumacantropi. Lancio di genio. Scusate. No, e il film quando c'è... Cioè, cercherete un distributore ovviamente per farcelo vedere. Io sono curiosissimo. Sì, ma ci sono dei passaggi obbligati, purtroppo. Quindi il primo passaggio è sempre i festival, e da dove stavamo cominciando noi. Siamo rimasti bloccati. Poi c'è la critica, e poi si passa al distributore. Quindi è un po' un azzardo cercare di saltare subito, andare al distributore. Vorremmo andare con calma. Sì, sì. Infatti no, perché questo devo dire che Mattia mi aiuta molto, perché io sono già lì con la penna, dove devo firmare, invece lui no, fermo, dove vai, stai fermo lì. Io la faccio per soldi, quindi non... Infatti, per quello in effetti mi frena e mi mette sempre nell'angolino e mi dice stai calmo che adesso prima dobbiamo fare questo. C'è tutto un lavoro anche del post... di post film per promuoversi, che è lungo, ecco. È lungo e frustrante per chi ha fatto 4 anni a realizzare un film e dopo deve aspettare ancora parecchio tempo per farlo vedere. Vabbè. Però in questo senso fate un team perfetto, uno frena l'altro e viceversa. Ci compensiamo. Esatto. Peccato che non ci siamo mai incontrati di persona. L'occasione doveva essere appunto a maggio o a giugno qua da me, però forse il destino mi incontrare. È arrivato il virus a impedircelo. A distanza. Perché lui sta a Milano, io sto dall'altra parte d'Italia, quindi non ci siamo mai incrociati. Allora, a Roma mi capita di andare, Milano è molto più difficile. Lui non vuole venire a Milano, io gli ho detto vieni a Milano, ti ospito. Lui ha affezionato la sua terra. Invece qua è più bello, c'è più vita, la puccia è più buona della cotoletta alla milanese. Ora verrò fustigato. Appunto, vieni tu Alberto, che qua non hai provato la vera cotoletta. No, comunque adesso poi è il periodo anche giusto per venire a Milano, se uno vuole vivere un po' di brivido, no? Sicuramente la città verrà distrutta all'alba, lo vede sulla propria pelle con venendo là purtroppo, ovviamente una brutta situazione. Ma no, poi in realtà guarda, io sono uscito stamattina, era pieno così di macchine. Per questo che aumentano i contatti. Esatto. Vabbè. Io guarda, vi faccio l'ultima domanda e poi se gli altri due non hanno domande su Resurrection Corporation, che vabbè, non avete visto perché non è ancora uscito, però se avete delle curiosità. Vabbè, se avete delle curiosità sul lavoro dell'animatore, vabbè. Io vi ho lanciato la palla. Ok, allora andiamo all'ultima domanda, così mandiamo in non voglio rubare troppo tempo, è già 1:40, ragazzi. No, esatto. Infatti, dai, facciamo l'ultima domanda, che è il budget... quanto influenza sia la trama che la riuscita di un film? Ma dillo di chi è la domanda. La domanda è di mia madre che ci sta seguendo. Ho svelato l'arcana. Ha detto quanto influenza appunto il budget sulla trama e sulla riuscita del film.
cioè le vostre esperienze portate. Vuoi parlare tu prima? No, ma più, parte. Più o meno avevo già risposto. Esatto. Cioè, nel senso, uno deve essere in grado di pensare qualcosa che può realizzare, però poi è chiaro che se io avessi più soldi in MacBeth non l'avrei fatto in 10 giorni, mi sarei preso più tempo e quindi non avrei girato le scene con 3 inquadrature o 2 inquadrature, ma avrei potuto farne molte più come erano preventivate in partenza. Nonostante i collaboratori abbiano dato il massimo, se uno ha più soldi si può rivolgere magari a qualcuno che ha ancora più esperienza, quindi per forza di cose il budget migliora il film se lo sai spendere correttamente. Ovviamente. Poi non è impossibile fare un film con un budget risicato, esistono degli esempi, però è chiaro che uno, il mariachi di Rodriguez costò $6,000-$7,000 anni 90, e uno lo vede, è simpatico, è carino, ma se avesse continuato a fare sempre quel film, cioè Rodriguez non sarebbe conosciuto oggi. Ha potuto cominciare da quello e poi passare ad Hollywood a fare film con dei veri budget, quindi è tirato fuori Desperado e quant'altro. Desperado, sì. Per me invece è un po' il contrario, nel senso che questo genere qua, che è quello di animazione, della costruzione dei personaggi, in realtà il budget influisce proprio sulla questione del tempo, nel senso che non ci avrei messo 4 anni se avessi avuto, 10 animatori. Dice animatori, ognuno faceva la sua parte, in sei mesi si faceva. Invece lavorando con un budget risicato, lavorando tu da solo, con lo sceneggiatore, ci metti una vita, ecco. Poi anche è vero che devi anche cercare poi dei collaboratori che sono validi e che si sappiano spendere per 4 soldi. Io ho lavorato anche, abbiamo lavorato con uno studio di doppiaggio bravissimi, che hanno voluto un bel po' di soldi, ma il giusto, comunque hanno il giusto, senza esagerare, ma hanno fatto veramente un buon lavoro, così come anche il montaggio e la colonna sonora. Cioè, c'è gente valida che si sa accontentare e fa delle belle cose. Se hai un budget elevato, a volte non è che questo vuol dire per forza che il prodotto è migliore. Il prodotto è migliore se c'è qualcosa da metterci dentro, secondo me, quello indipendente dal budget, perché come sappiamo Bad Taste è un film inarrivabile, Peter Jackson può fare 3 milioni di Signori degli Anelli, ma quello lì è un film che rimarrà nella storia. Sì. Va bene, allora direi che possiamo... tra l'altro Roberto Junior Fusco dice Resurrection, non ce la farò mai, Corporation si prenderà le sue soddisfazioni, e lo credo anch'io perché dalle immagini sembra veramente una figata. Comunque direi che siete stati abbastanza esaustivi, quindi direi di che si può anche andare verso la chiusura, e io come ultima cosa dico a chi ci sta seguendo e non l'avessero già fatto di iscriversi al canale, di seguirci anche su Facebook e su Instagram, trovate tutte le informazioni nel box qui sotto, ci sono anche i link Amazon per vedere sia Dolcezza per comprare meglio sia Dolcezza Extrema in tutte le sue varianti, quella col calzino è bellissima e l'acquisterò anch'io, e in più ci sono anche tutte le edizioni Home Movies di Macbeth di Mattia, lì trovate tutto, comprateli perché sono 2 film molto molto validi, se no noi non ve li presentavamo nemmeno, se fossero stati film brutti, e invece sono film molto belli, e ricordatevi di sostenere l'indipendente, ricordatevelo bene, che tanto Transformers campa lo stesso, quindi io direi di sopportarlo sempre. Dario, ma io mi chiedo sempre perché c'è scritto pillole di cinema a fianco. Ecco, perché Pillole di Cinema è il nome del mio podcast che potete trovare su Spotify, Google Podcast e poi altri siti che non mi ricordo, però gli importanti sono Spotify e Anchor.fm. Ci sono le interviste che sono dedicate prettamente al mondo dell'indipendente, quindi trovate nomi come Misischia, c'è una monografia diciamo di Roberto Albanesi. E l'ultima che ho fatto è, come ho detto all'inizio, di Ingrid Monacelli, che è l'attrice che abbiamo avuto anche nella live con Alex Visani. Quindi Carlo, esatto. Falla sentire.
Esatto. Quindi, e poi ora che abbiamo mi permetto fatto... anche la mia di Marchese. Ah, Carlo, vai. Vai, chi volesse folleggiare, vai. Stanotte e tutte le notti a seguire, dall'una su Twitch c'è il link in descrizione. Dall'una alle tre siamo in live, io, Francis e Zanna su Twitch, Notturno Podcast. Seguiteci perché folleggeremo fino a notte fredda. Esatto. Saremo quindi goliardici. E saremo molto goliardici. Io ringrazio di cuore sia Alberto che Mattia che ci hanno prestato il loro prezioso tempo. Grazie a voi. Non so se volete fare... Ecco, mamma, che belli. Io un giorno, guarda, se mai facessi un'asta su eBay c'è un compratore, che sono ottimo. Io. Hai capito? Quindi, quella è la roba per cui collezionisti... A Milano gli ruberai i pupazzi. No. Sì, esatto, io entrerò in la gente si ucciderebbe. Sì, io li comprerei tutti, cioè io vorrei proprio tipo uscissero in edicola tipo action figure, io le comprerei all'istante. Ma mi sa che prima o poi lo farò, perché se no stare qua si rovinano, quindi è un peccato. Esatto. Se comunque no, veramente ogni veramente settimana. Ragazzi. Esatto. Ragazzi, io vi ringrazio veramente per il tempo che ci avete concesso, spero che voi vi siate divertiti e non vi sentiate di aver buttato del tempo, spero di no. No, figurati. Okay, perfetto. Grazie a voi della possibilità di esprimerci. Ma figurati. Salutiamo tutta la chat, ringraziamo di nuovo gli ospiti, ringraziamo Francis e anche Dario che ci accompagnano in questi viaggi sul cinema indipendente, e io direi buonanotte a tutti quanti e ci si rivede sabato alle ore 15, esatto. Sempre qui, sempre in live. Ciao a tutti ragazzi. Grazie ancora. Buonanotte. Figuratevi. Ciao. Ciao. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ora.